4 luglio ci siamo, festa in San Domenico organizzata dalla Oklahoma University con il contributo poi anche del comune. Sì, e non solo, ovviamente ci sono moltissime altre istituzioni che hanno partecipato a questo evento e siamo molto contenti perché è la prima volta che succede ad Arezzo un evento con una caratteristica che vuole volgere verso l'intercultura, per cui sicuramente siamo tutti emozionati e vedremo come viene fuori la serata. Per ora sembra che ci sia molta partecipazione e speriamo appunto di ripeterla anche il prossimo anno, migliorando anche nei contenuti. Ecco, siete qui proprio con le bandiere che è il simbolo di questa iniziativa. Sì, in questi giorni si parla dei rapporti tra Europa e America nella chiave del Data Gate, quindi di tensioni diplomatiche, però c'è un evento recente ben più importante che al G8 è l'annuncio dell'accordo bilaterale di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, che nelle previsioni può dare luogo a 2 milioni di posti di lavoro, quindi diciamo sono rapporti ben più importanti. Oltre a quello tra i giovani a livello locale, la città di Arezzo è felice di ospitare l'Università dell'Oklahoma, onorata che abbia scelto questa città e arricchita dalla presenza di questi giovani e di questa cultura. Ecco, qual è la sensazione quest'anno di festeggiare la festa più importante per gli americani in Piazza San Domenico? Ma siamo molto contenti. Piazza San Domenico è una delle piazze più belle che esiste qui a Arezzo. Per dare un po' di vita di questa zona mi sa che è una cosa che vale la pena. Posto proprio è sempre nel cuore, quindi non importa lo spazio geografico, basta che siamo festeggiati. Quindi l'emozione è la stessa del quadro. Esatto, non importa l'occasione. Ma ce l'hai aretini impegnati stasera in un menù tipicamente americano, loro lo chiamano barbecue, ormai è diventato anche da noi. Vorrei dire che ci siamo molto abituati noi a queste cose, ormai l'hamburger è tradizione anche da noi, se ne fanno tantissimi. Certamente stasera si segue un attimino più la tradizione americana, chiaramente seguendo quelli che sono proprio i gusti, anche l'hot dog, cash, maionese, cioè sono cosine che magari richiamano un pochino più la loro attenzione. Bello festeggiare questi ragazzi che sono lontani da casa, bello partecipare, spero che è il primo anno. Spero che poi a venire ci si migliori e che la cittadinanza partecipi sempre di più. È una festa che poi accomuna anche la grigliata italiana, insomma, non c'è poi così tanta differenza, a parte qualche salsa in più. Magari il prossimo anno ci mettiamo anche qualche bistecca, così facciamo proprio una fusione italiana. Forse si fa sentire qualcosa di più saporito. Sicuramente sì, però non è che è accettabile anche il loro menù, insomma, perché bene o male l'hamburger fatto con la carne buona credo che sia sempre un buon prodotto e quindi anche da noi va tantissimo, non è una cosa che non va. Quindi avete combinato la qualità aretina con la tradizione americana. Americana, esatto, sì. Speriamo di andare avanti con questa fusione con loro che penso sia molto bella.